Non vi parlerò di innovazione tecnologica, o almeno come me la sto immaginando. E prima di raccontarvi un po' quello che sto facendo, vi voglio raccontare una storia che vi fa capire anche che il tema della sostenibilità è un tema che viene da lontano. E questo racconto che vi voglio narrare riguarda una storia meravigliosa. Marco Polo attraversa da Venezia fino alla Cina e quando arriva in Persia, nel cuore della Persia, quindi siamo tra l'Iraq e l'Iran, un luogo di deserti, un caldo micidiale, quando arriva in un villaggio, i persiani, in segno di benvenuto, siamo nel 1472-73, in segno di benvenuto gli offrono un gelato al tamarindo. Dici, ma 1270, 1470, un gelato al tamarindo? È una domanda, no, a cui bisogna darsi una risposta, no? Perché come facevano a mangiare il gelato, no? Allora, è per questo che è poi importante parlare di architettura. Allora, i persiani probabilmente ci hanno messo secoli a capire come funzionava il meccanismo, no? Quindi siamo in un periodo in cui l'energia non c'è. Allora, costruivano questo edificio che voi vedete, che è un grande muro, esposto a sud. Questo muro proteggeva una piccola, chiamiamola piscina, un piccolo avvallamento, e davanti a questo muro c'era una grande cupola che era stata ottenuta scavando una cisterna, no? E i persiani cosa facevano? Di notte, no? Depositavano uno strato sottile d'acqua in questa piscina. E siccome il muro ha protetto tutto il giorno dal sole, quell'area non aveva avuto nessun guadagno termico, non si è mai scaldata, no? Per effetto della calotta celeste, che come voi sapete quando viaggiate in aereo, il comandante dice la temperatura esterna è meno 55 gradi, la calotta celeste è meno 55 gradi, e per effetto della radiazione celeste, in un periodo storico dove non c'era ovviamente inquinamento, la trasparenza del cielo, per effetto della radiazione celeste, questo strato di acqua ghiacciava. E notte dopo notte i persiani toglievano, rompevano questo ghiaccio e lo mettevano in questa cisterna. Durante l'estate, 55 gradi più esterni, una cupola protegge questo grande invaso di ghiaccio attraverso un semplice principio di ventilazione. Quindi la radiazione del sole, che si trasformava in una temperatura all'interno di questa cupola, veniva poi espulsa attraverso un sistema di ventilazione naturale. Questa è una delle architetture poche purtroppo rimaste dovute alla guerra, che oltre ad essere un fatto negativo è anche una distruzione della cultura. Allora, questo esempio è un esempio importante perché i persiani, no, nonostante il grande calore estivo, si mangiavano un gelato durante l'estate e lo offrivano. E da noi forse a Roma l'avrebbero chiamata una grattachecca, diciamo che no, è il ghiaccio triturato insieme alle essenze, no? Questo è un esempio che per me è importante raccontarvi perché stiamo guardando, no? Quello che succederà nei prossimi 30, 40, 50 anni, no? Ora, per darvi una dimensione del problema, e poi capirete perché vi ho parlato di Marco Polo, perché parlare di sostenibilità è importante perché quello che sta succedendo non ha precedenti nella nostra storia, cioè, tanto per darvi dei numeri, sulla Terra sono stati costruiti a oggi 145 miliardi di metri quadri, che non so neanche io dirvi quanto sono fisicamente, tanta roba. Tanta roba. Allora, però il punto non è quello. Il punto è che nei prossimi 15 anni costruiremo la metà di quello che abbiamo da sempre costruito. Questa è la dimensione del problema, no? Allora, 73 miliardi di metri quadri sono più o meno 1 miliardo di alloggi. Cioè, questo è quello che succederà e che sta piano piano succedendo nei paesi, no, che stanno crescendo. Magari l'Italia è un problema diverso, però in altri paesi del mondo. Allora, per poter fare quello, cioè per costruire 75-73 miliardi di metri quadrati abbiamo bisogno di cemento, di vetro, di mattoni, di calce, abbiamo bisogno di portare l'acqua, in qualche posto abbiamo bisogno di
fare del raffrescamento, come queste immagini, no? Che vi fanno capire anche la dimensione del consumo, no? Allora, non è che ci siamo affidati un po' troppo alla tecnologia, perché poi la tecnologia, e in questo caso io parlo con l'edilizia, non parlo della tecnologia in senso più vasto, la tecnologia negli edifici è stata una grande conquista, perché negli ultimi 50 anni abbiamo vissuto in edifici che non avevamo più nessun rapporto con il clima, no? Non era totalmente indifferente sapere se fuori c'era caldo, c'era freddo. Io avevo il mio condizionatore, c'è il mio controllo termico. Ecco, questa innovazione tecnologica, che è stata un po' come un sogno, un po' come questi robot, no? Sono un po' un sogno dell'uomo, no? Fare qualcosa contro la natura, no? Però adesso quella natura ci ha presentato un conto, no? Dice sì, avete voluto gli edifici tecnologici meno, adesso abbiamo una serie di problemi che abbiamo sentito anche prima, no? Che sono poi quelli del cambiamento del clima, condizioni di cambiamento locale. Allora forse nel guardare anche gli obiettivi dei prossimi anni, no, ci dobbiamo porre delle questioni. Ora, per darvi un altro dato semplice, ogni settimana si spostano dalle campagne nelle città 1,5 milioni di persone. Questa è la transumanza che sta avvenendo, no? Anche su questo varrebbe la pena di discutere, perché questo grande fenomeno delle megalopoli è stato un grande sogno e anche una grande opportunità, però ha avuto anche alcuni piccoli effetti collaterali, no? Per quello che, se avete occasione di vedere la Biennale, parliamo proprio delle aree interne, cioè quelle aree che non sono città metropolitane, perché sono dei giacimenti culturali. Allora, che cosa sta succedendo, no? Noi abbiamo davanti una roadmap che è stata, l'Europa ha disegnato uno scenario e questo scenario non ha più alternative, la strada è questa, no? È dal 1992 con Rio de Janeiro che c'è ogni anno, da 21 anni, una conferenza sul cambiamento del clima. L'ultimo accordo, quello di Parigi, è quello che diciamo quello più di successo, è anche il risultato di 20 anni di discussioni. Ma perché è importante il tempo? No? Perché qui il tema vero non è solo il cambiamento del clima, che quello tanto arriverà comunque, che vogliamo, non vogliamo, tutti gli sforzi che faremo. Il vero cambiamento qui è il cambiamento culturale. Cioè noi dobbiamo entrare in un'altra era, cioè non siamo più dentro l'era, diciamo, dell'uso dei combustibili fossili, entriamo in un'altra era, un'era ecologica. Allora, in un'era ecologica, come qui, no? Vedete questa mappa ci dice che nel 2020, nel 2030 avremo degli appuntamenti, ma l'obiettivo qual è? L'obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra, no? E ancora, nonostante l'accordo di Parigi, quest'anno gli indici sono di crescita e non di decrescita, no? Ma allora il framework che cosa ci dice? Io ve ne parlo, sembra che non sto parlando di architettura, però è importante perché il mondo costruito contribuisce per il 70% alle emissioni di CO2 e di consumi energetici, quindi abbiamo assolutamente titolo per parlarne, no? Allora, qui ci chiedono di ridurre le emissioni di CO2, adesso a parte i numeri, no? Di fare del risparmio energetico e dall'altra parte di consumare meno energia. Ma com'è che facciamo a fare questo? Perché il CO2 non si vede. In una società di immagine, una cosa che non si vede non esiste. Come facciamo a produrre energie rinnovabili e come facciamo a consumarne di meno? Allora forse, ed è questo che mi sembra il tema più interessante, forse dobbiamo andare a pescare proprio in quell'enorme giacimento culturale che è la nostra storia, in cui si sono costruiti edifici dove l'energia non c'era. Come hanno fatto per 2000 anni a fare edifici meravigliosi dove l'energia non era una delle componenti essenziali? Allora questo mi fa pensare che il tema dell'innovazione va un po', forse dovremmo un po' rivedere, no? Che cos'è l'innovazione, se è soltanto una macchina, se è soltanto un programma, se è soltanto un computer, o forse nell'edilizia o nell'architettura dobbiamo ritrovare una relazione, io chiamo di empatia con l'ambiente, no? Quindi ci sono degli esempi meravigliosi, adesso io non vi voglio tediare con tante cose, però per secoli gli uomini hanno creato un ambiente, come dire, una complicità con l'ambiente, hanno costruito, queste sono delle torri del vento, prendono il vento predominante, lo portano dentro le case, raffrescano le case di notte e di giorno ci sono 10 gradi di meno. Ora, è chiaro che noi non vogliamo fare questo è il passato, io non sono nostalgico né tantomeno ho quella
quell'idea che il passato è sempre meglio del futuro. Io credo che il futuro sarà sempre meglio, no? Però mi incuriosisce, no? Mi incuriosiscono per esempio i pakistani, no? Che fanno queste torri con questa specie di catcher, questo aquilone che raccoglie il vento e lo incanala nelle case e riduce la domanda di temperatura. Di notte queste case sono più fresche e di giorno fuori ci sono 50 gradi e dentro ce ne sono 42, ci sono 7-8 gradi di differenza. No? Allora, tutto questo mi fa pensare che lì dentro, in questi edifici, non li rifaremo sicuramente così, però si nasconde una conoscenza, cioè sapevano come si faceva, si sapeva come reagire. Allora, se l'Europa mi sta dicendo, e noi tutti stiamo lavorando con questa idea, che gli edifici del 2020, cioè dopodomani, devono essere a quasi energia zero, e quel quasi dovrebbe essere fatta con una fonte rinnovabile, la prima cosa che mi viene in mente mi vado a studiare i pakistani, cioè mi vado a studiare quelli che con l'energia hanno avuto questa complicità. Poi noi viviamo in un mondo dove abbiamo un'opportunità che non abbiamo mai avuto, che è quella appunto della tecnologia. Loro non avevano neanche un computer, ma i persiani, forse facendo tante prove, avevano capito che a un certo momento questo rapporto con l'ambiente poteva essere molto vantaggioso. Cioè quell'energia che era fuori era qualcosa che poteva essere utile all'uomo, che non era contro l'uomo, ma era per lui. Noi questa cosa l'abbiamo totalmente persa, cioè abbiamo completamente perso la capacità di dialogare con l'ambiente, perché abbiamo avuto un sogno meraviglioso, no? Abbiamo detto, ma adesso con la tecnologia, con le macchine, facciamo tutto quello che ci pare, figurati quello che c'è fuori, non ci interessa. Ecco, questa cosa qui non funziona più. Allora, mi piace pensare che il futuro dell'innovazione sia di fatto una cosa ibrida, no? Forse c'è tecnologia, ma c'è anche conoscenza, c'è anche qualcosa che noi sapevamo fare, noi lo sapevamo fare questa cosa, no? Allora, un altro esempio meraviglioso, questa è proprio una storia d'architetti, questo è un palazzo a Menabad, no? Invece che costruito sopra la terra, è scavato sottoterra, no? Ogni 10 metri che si scende si perde un grado, no? E queste erano le case e le piazze dove si rifugiavano gli indiani quando fuori c'erano 60 gradi, no? Ed erano anche dei luoghi pubblici questi, no? Quindi era un edificio al contrario, no? Era nella penombra, la terra, come voi sapete, quando voi scavate la terra, dopo alcuni metri la temperatura è costante, intorno ai 16-17 gradi. Quindi se io, per quello c'è un'architettura ipogea straordinaria, quando io vado sottoterra, qualunque sia la temperatura esterna, io dentro sto a 18-20 gradi. Ora, la cosa bella di questo edificio, se vi capita, si chiama Step Well, in India, era venuto talmente bene questo edificio, il Maharaja era così contento che ha ucciso i 6 architetti che erano stati, no? E fuori dall'ingresso di questo edificio ci sono, in forma di onore, le 6 tombe d'ingresso. Come dire, è talmente bello che non lo dovete più fare per nessuno, no? Ecco, questi sono i rischi del mestiere, ecco. Oggi meno. E qui torniamo anche sul fatto della responsabilità, no? Perché fare questo mestiere, io dico sempre, gli architetti sono delle persone molto pericolose, no? Perché possono costruire delle cose meravigliose o possono lasciare degli incubi, e di incubi ce ne sono tanti in giro per il mondo. Questa è la camera dello scirocco, dove i catanesi si rifugiavano quando c'era lo scirocco, e questa camera, no? Con una ventilazione naturale permetteva di stare sotto. Ora vi faccio vedere due cose semplici per chiudere. Che cos'è anche il rapporto con la natura? No? Queste sono le dune d'Algeri e queste sono queste costruzioni di pietra che si facevano per raccogliere la temperatura e il cambio giorno-notte e umidità, intorno a queste pietre si condensava l'acqua dell'umidità e si costruivano delle pozze per poter dare da bere agli animali. La forma, no? È stato poi l'oggetto di questo. Questo è un edificio che stiamo facendo ad Algeri, è che è il primo edificio che affronta questo tema della sostenibilità dei consumi in un paese che è il più grande produttore di gas del mondo. No? Questa è una palma e una grotta di sale da cui è nato questo edificio che è in Ghana, che abbiamo fatto per un developer
Ganese e che è diventato un landmark perché ha ricollegato alcuni temi che erano perduti, no? L'ombreggiamento, la ventilazione naturale, tutti i temi che hanno permesso a questo edificio di funzionare per la metà dell'anno senza nessun condizionamento, soltanto attraverso un principio passivo. Quindi mi piace pensare che forse il futuro dei nostri edifici non è più l'high-tech, no? Quell'edificio muscolare pieno di impianti, ma forse è una mediazione, no? Tra conoscenza e innovazione. E chiudo con questa immagine, un saluto. Questo è un beduino con il suo cammello che attraversa il deserto. No? Vabbè. Detto questo, però, se io cambio il punto di vista e vi faccio vedere questo, questo non è un beduino, è un dottore che ha un cammello che sulla testa ha un'antenna GPS, ha un pannello fotovoltaico che produce energia, che alimenta una batteria, che alimenta un frigorifero con le medicine. Ecco, qui in questa immagine si nasconde un'idea che non abbiamo ancora capito, che forse il futuro è questa capacità di mettere insieme innovazione tecnologica e conoscenza antica come il mondo. Grazie.